Bene ragazzi, siamo alla Tribù Diving a San Terenzo e oggi facciamo le prove delle microbolle con il sensore dive che ho qua in mano. Allora, è molto semplice fare questo tipo di prova. Simone ha già scaricato la sua app sul suo telefono, ora clicca, si è già registrato, ha già inserito i suoi dati, ha già appaiato l'app con questo tipo di sensore, scansionando questo QR code. Adesso lui schiaccerà su New Measurement, io accendo il sensore e schiacciamo il tasto Connect, il tasto Accedi per il Bluetooth e lui sta facendo, il telefono sta facendo la scansione per accoppiarsi con questo sensore e siamo pronti per la misurazione. Allora, tu puoi schiacciare start e dovrai seguire fedelmente quello che ti dice il telefono. Posizionare il sensore esattamente sotto l'osso della tavola. Vi faccio vedere, qui c'è una sorta di scanalatura che è fatta proprio appositamente per essere appoggiata sull'osso e per posizionare correttamente il sensore. Vedete che il sensore sta già vedendo e visualizzando le microbolle, per cui Simone a questo punto schiaccerà start e seguirà le istruzioni. Ok, la posizione è giusta, quindi la prima misurazione è andata bene, puoi premere questo e ci prepariamo per la seconda misurazione. Ok, anche questa volta il sensore è stato posizionato bene, puoi pigiare Submit, consenti all'app di mandarti la notifica perché fra 30 minuti farai la seconda rilevazione. Ok, schiaccia pure ok, il sensore si è spento e Simone fra mezz'ora riproverà. Partito. Bene, allora è passata la mezz'oretta, a Simone è arrivato il messaggio sul cellulare e mi ha richiamato per dire oh, c'è il momento di fare la seconda misurazione. Quindi, app alla mano, pigiamo New Measurement, diamo l'ok. A questo punto l'app mi dice creiamo una nuova immersione oppure usiamo l'immersione corrente. Noi chiaramente dobbiamo usare l'immersione corrente perché stiamo facendo la seconda rilevazione. Quindi pigiamo su Use Current Dive, a questo punto accendiamo il sensore e pigiamo il tasto Connect. Mi dice seconda misurazione, noi gli diamo Start, nel frattempo mettiamo un po' di gel sul nostro sensore e partiamo con la prima e seconda misurazione. Start e ora seguiamo il telefono. Eccellente il posizionamento del sensore, quindi ci prepariamo, diamo ok per questa misurazione e ci prepariamo per l'ultima misurazione. Il posizionamento è buono, per cui schiacciamo Submit. Ecco, a questo punto l'app ci chiede come stiamo. Ci sono tre posizioni. A te la scelta, chiaramente pigerai la situazione migliore, quella che vuoi tu. Esattamente, i nostri dati sono stati inviati a Odive. Il server di Odive li processerà. Spento, da qui a una decina di minuti, un quarto d'ora, riceverai una mail in cui Odive ti dirà che è pronto il report della tua misurazione di queste microbolle. Abbiamo fatto la seconda misurazione, siamo in attesa della restituzione dei dati da parte di Odive e nel frattempo Simone non fa altro che personalizzare l'immersione che abbiamo appena fatto. Allora, Simone ha un computer dotato di Bluetooth, in questo caso uno Shearwater, va sulla sua app. Allora, puoi mettere il nome dell'immersione. A questo punto facciamo un import data.
Allora, vedete che vi dice che potete importare i dati dal Subsurface Cloud, che è un cloud che trovate dappertutto e potete mettere sul vostro computer, oppure direttamente o dal Sunto o da un dive computer tipo uno Shearwater o un Mares Jig. Lui è uno Shearwater, quindi clicca lì sopra e lo Shearwater sta trasferendo i dati. Ed ecco fatto che lui ti dice che hai fatto 18 metri, il 23 agosto alle 11.40, sei uscito alle 11.23, alle 12.23, hai fatto 53 minuti di immersione, eri in circuito, avevi una percentuale di O2 nel tuo gas di 21, non avevi elio, assolutamente. Il profilo è stato importato, hai fatto degli stop no. aggiuntivi, non credo, no. Non hai fatto dei cambi gas che non erano previsti, comunque non erano assegnati nel tuo computer. Questi sono i gradient factor che tu avevi che io impostato, uso, esatto. Correttamente, quindi esatto. Un 2085. Dai, ok, lassù, in alto, schiaccia synchronize. A questo punto i dati dell'immersione non sono più modificabili. Ragazzi, è arrivata la mail di Odai. La tua immersione alla tana del pesce cane, l'analisi, i risultati dell'analisi della tua immersione sono pronti. Abbiamo detto my results. Ed ecco pronta la tua immersione. Allora, innanzitutto un dato assolutamente confortante, perché il risultato della tua immersione e della tua decompressione è ottimo. Però comunque sei uscito con un punteggio di 96. Un punteggio in scala che va da 0 a 100, considera che quando sei sopra i 75 sei comunque in territorio verde, vuol dire che l'esito della tua decompressione è comunque soddisfacente. Abbiamo la possibilità di andare a provare delle modifiche per vedere come migliorare ancora questo risultato già buono, ti ripeto. Per cui ad esempio proviamo ad aggiungere qualche minuto di decompressione. Ho messo 10 minuti, 11 minuti in più di decompressione e tu avresti praticamente portato a casa un punteggio di 99. Aggiungendone 13 di minuti avresti portato a casa un punteggio pulito, non avresti avuto assolutamente micromorbidi. Puoi decidere anche di variare il gas che avresti potuto respirare durante la tua immersione. Ad esempio, la tua profondità massima è stata di 18 metri, quindi avresti potuto tranquillamente utilizzare un Nitrox 36. Ecco, variando il gas di fondo e facendo lo stesso tipo di immersione, tu porteresti automaticamente il tuo punteggio da 97 a 100. Puoi decidere anche di modificare i gradient factor. Ad esempio, tu hai impostato i gradient factor alti a 80, se li riduciamo a 60 otterresti il 100% come risultato, quindi passeresti di nuovo da 97 a 100. Ovviamente c'è la possibilità di interpretare questo tipo di discorso più volte. È chiaro che il consiglio qual è? Oggi l'hai provato, certo. Da domani organizzati con un setting di miscele e da lì inizia a lavorarci, quindi stesso tempo di fondo, stessa profondità e vediamo il risultato. Giorno successivo, stesso tempo di fondo, stessa miscela, andiamo a cambiare alcuni parametri che ti sei provato. Andiamo a vedere sempre di portare a casa il setting giusto per uscire con il meno possibile. Grazie a te Stefano. Collaborazione.